C'era una pubblicità che girava su internet una volta, anche qua nei video YouTube, di un uomo che diceva: "Sono veramente euforico". Quell'uomo era Luca Toselli. No, sono io veramente euforico. Questa sera sono veramente contentissimo e per questo che vi chiedo un record di mi piace a questo video, perché di solito in tendenza ci andiamo quando perdiamo. Ci siamo andati con l'Inter. Voglio la tendenza per la vittoria, per il primo trofeo, non è zero titoli. 10.000 like. 10.000 like a questo video, la sparo grossissima. 10.000 mi piace, festeggiamo tutti insieme perché questo deve essere il calcio: festeggiare quando si vince. Poi, quando ci sono i problemi, lo sappiamo, ne parliamo, ci sono evidenti. Quando si vince, festeggiare. 10.000 like qui sotto e scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, completamente gratis. Questi post partita non li possiamo perdere. Sapere che cosa si dicono i ragazzi. Qua c'è Ronaldo che parla, ora sto facendo il video, me lo recupero dopo su OneFootball leggendo la sua intervista esclusiva. E quella di tutti gli altri, perché comunque ci sono anche tante altre partite da affrontare. C'è un campionato che va giocato e si spera recuperato. Ne abbiamo già parlato, non voglio tornarci sopra. Guardate qua, le rime, sono diventato un rapper tutto in una volta. Sono contentissimo perché ero fiducioso per questa partita. Ve l'ho detto nei giorni scorsi, nella partita secca. Veramente sono dell'idea che la Juventus possa giocarsela con chiunque, possa non aver veramente paura di nessuno, ed ero convinto che in un momento così delicato, in un momento in cui serviva dare una risposta, la Juventus avrebbe risposto presente. La Juventus questa sera ha risposto assolutamente presente. Io adesso voglio focalizzarmi su alcune cose in particolare, come per esempio Juan Cuadrado, che, signori miei, questo stamattina è guarito dal Covid, è partito come Goku sul serpentone quando doveva andare ad aiutare i suoi amici contro i Saiyan. È arrivato in tempo, ha fatto fare anche l'assist del 2-0 Morata all'ultimo secondo, una partita stratosferica di Cuadrado, uno dei migliori in campo. Soffermiamoci su Szczęsny, che tante volte viene criticato, ma non lo so, mediocre, disattento, deconcentrato, vorrei giocare Buffone, BAM! Ci fa una partita di questo tipo, bam, giù nel canestro, diceva un grandissimo saggio, un grandissimo filosofo contemporaneo. Che partita di Szczęsny, cioè veramente ci ha salvato in tantissime occasioni. Un altro che torniamo a dire, deve giocare sempre, 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 sempre Arthur. Un altro che deve giocare sempre, sempre, sempre McKennie. Un altro che deve giocare sempre, sempre, sempre Ronaldo. Questa sera bene tanti, Danilo, bene quasi tutti, benissimo anche Bentancur, domani ne parliamo nelle pagelle, andiamo a fare il dettaglio, ma sono contento di una cosa. Questa sera Pirlo si è ripartito dai migliori, era esattamente quello che chiedevo negli ultimi video, ripartire dai migliori giocatori che abbiamo in rosa, al di là del modulo, al di là dello schieramento, al di là dello shift, al di là del momento della partita, dai migliori giocatori che hai a disposizione in questo momento. E Pirlo l'ha fatto, mettendo addirittura Cuadrado titolare al posto di Bernardeschi, che poi è entrato per infortunio Federico Chiesa. Vedremo se ci saranno aggiornamenti su Federico Chiesa, perché era uscito per infortunio. Io sono contentissimo anche della prestazione di Bernardeschi, che è salito e ha dato veramente quella scossa. Ieri parlavo di scintilla, la scintilla alla fine l'ha data Bernardeschi, se proprio dobbiamo dirne una. È stato Bernardeschi l'uomo che ha rivoluzionato questa partita. Il primo gol di Ronaldo nasce da un calcio d'angolo battuto proprio da lui. E da una partita giocata ad alti livelli del Bernardeschi, di questo sono contento. Questo è spirito di gruppo, eh? Poi entra Morata e sigillo finale del 2-0. Allora, so che questa coppa molte volte è stata poco apprezzata da noi in primis, da noi in primis. Ma in un momento così delicato, nel quale la Juventus è ovviamente bassa in classifica e dovrà fare così, per recuperare tutti quei punti dovrà fare così, rimboccarsi le maniche, sputare sangue, rimanere concentrati e dare continuità, quella continuità che fino ad oggi è mancata. Vincere un trofeo è assolutamente una soddisfazione incredibile. Al gol del 2-0 di Morata sono impazzito, ho iniziato a urlare, ho saltato, non ci capivo niente, sono scappato. È stato bellissimo. È stata una gioia veramente che non avevo da tempo. Vincere un trofeo in una partita secca è sempre una cosa bellissima e vi ripeto, in questo momento ci serviva farlo. E quindi quella soddisfazione del 2-0 di Morata, che veramente etichettava la Juventus campione, la Supercoppa del 2021, regalava a Pirlo il primo trofeo con la Juve ed allenatore in generale, è stata una liberazione atomica. Mi è piaciuta la Juve nel primo tempo, magari attenta, troppo attenta, così come il Napoli è stata una partita di studio nel primo tempo,
E poi invece abbiamo iniziato anche ad attaccare. Subito dopo il gol del 1-0, invece che chiuderci, abbiamo aumentato i giri del motore. Abbiamo spinto sull'acceleratore e abbiamo bloccato il Napoli nella loro metà campo. Abbiamo cercato di conquistare 1000 occasioni da gol e abbiamo battuto tantissimi calci d'angolo uno dietro l'altro proprio perché stavamo spingendo. Sono molto soddisfatto di questa Juve, di questa sera. Ed è questo che mi fa arrabbiare terribilmente. E quando vi dico che ci manca la continuità, è proprio per questo. Perché poi noi riusciamo a tirar fuori delle partite così, in cui facciamo delle partite super bellissime, o comunque delle partite super convincenti, nonostante magari non tutti i giocatori abbiano giocato al massimo, come Kulusevski, Chiesa, lo stesso Ronaldo, al di là del gol. Non sono state delle prestazioni atomiche, ma la Juve è stata concentrata, è stata squadra, è stata compatta, ha seguito le indicazioni di Pirlo, mai come stasera è stato veramente un 4-4-2, eh? Mai come stasera, se non con la posizione di McKennie che un po' ondulava, oscillava, e poi quando c'è i giocatori che corrono, che pressano, che recuperano il pallone, che si sacrificano, c'è stato un momento nel primo tempo in cui Bentancur, Chiesa e Cuadrado hanno fatto un recupero palla su un contropiede dopo che Cuadrado aveva perso la palla là in alto, che è stato veramente emozionante. Quindi queste sono le cose che sono semplici, banali, la corsa, il recupero palla, l'1-2, il gioco, sono semplici, sono cazzate, il passaggio che esce pulito dal piede del regista, sono cazzate. Ma quando la Juventus non è concentrata e si specchia dentro se stessa e dice fanculo c'ho Cristiano Ronaldo, fanculo c'ho Morata, fanculo è 9 anni che vinco. Flop. Not stonks. Quando invece facciamo il bagno di umiltà, giochiamo anche catenacciari per alcuni momenti e rispettiamo gli avversari e sappiamo che chiunque ci può mettere in difficoltà, ma sappiamo anche che possiamo battere chiunque, stonks. Grafico si impenna. Perché la Juventus è questa, in questo momento, una squadra che deve essere umile con se stessa. Se manterrà l'umiltà con se stessa e se riuscirà a mantenere anche questa, che il problema più grande è questa, non il 4-3-3, il 3-4-3, il 3-1-2, il 4-5-6, 8-9-10, non è quello, non è il numerino come vi ho già detto, il problema è qua. E allora è un po' complicato. Ne parlavo l'altro giorno con la mia fidanzata, che mi diceva, io sono una persona che difficilmente si gode il momento. Quando sono contenta magari di una cosa, subito dopo divento triste perché penso che dovrò farne un'altra che non mi piace. Le ho detto, non è il modo giusto di vivere. Il modo giusto di vivere è veramente godersi il momento. Ci sono tante difficoltà nella vita, ci sono tante cose che non funzionano nella vita. Nel momento in cui le cose vanno bene, nel momento in cui stai festeggiando e sei contento, goditelo. Goditelo. Perché non sai mai cosa accadrà. Paradossalmente potrebbe essere l'ultimo trofeo della stagione, come potrebbe essere il primo di un triplete super. Non lo sappiamo. In questo momento sappiamo solo che la Juventus ha vinto un trofeo. Pirlo ha vinto un trofeo. Tutti i giocatori hanno vinto un trofeo. È stata una partita godibile, divertente, nella quale siamo scoppiate di felicità. E quindi ragazzi, andiamo a letto contenti, ricordandoci che il calcio è proprio questo. Seguiamo il calcio per essere felici quando la nostra squadra vince e tristi quando la nostra squadra perde. E io stasera sono super felice. Voglio sapere le vostre, qui sotto nei commenti. Ci vediamo domani con le pagelle, fino alla fine. Forza Juventus.